unisce l'Highway Science dall'Highway originale. In tandem trova uno schermo più piccolo, 4.7 pollici, solamente HD, che comunque rimane un buono schermo, infatti i colori sono veramente abbastanza vivi, e lo sfondo, diciamo, lo rende giustizia appunto alla colorazione dello schermo. Gorilla Glass 2 anteriore, ma la differenza è che nel posteriore non c'è più un vetro, ma pare plastica appunto, come per esempio sugli Z Compact di Sony. Android 4.4 KitKat installato, andiamo a vedere la versione 4.4.2 in questo caso. Memoria interna da 8 GB, RAM da 1 GB e processore octa-core MediaTek da 1 GHz 4. Nessuna connettività 4G ma solamente 3G. Fotocamera posteriore che diventa 8 megapixel, quindi di mezza megapixel rispetto all'Highway originale. E fotocamera anteriore da ben 5 megapixel per selfie di ottima qualità. Per il resto, sempre memoria espandibile, singola SIM in questo caso, almeno pare. Vediamo che dovrebbe essere uno slot per la microSD e l'altro slot ovviamente per la SIM. E la scocca come sempre rimane una unibody che non può essere appunto aperta. La qualità è molto buona, il device si muove veramente bene e non pare avere nessun problema se non i materiali leggermente più economici rispetto all'Highway di fascia alta. Per ora è tutto, continuiamo il nostro tour all'interno di IFA.